Intervallo primo dei due Foscari, con me Alessandra Giorda, c'è... Devo dirlo io? Chi c'è? Chi c'è? Matteo Chi Beltrami. Matteo Va bene, Beltrami. Il maestro Beltrami, e fino adesso siamo a una concertazione incandescente, maestro, di questo Verdi di galera. Sì, beh, il primo atto sicuramente è un atto, insomma, i personaggi quando entrano, lei è arrabbiatissima con il doge, con il mondo, eccetera. Anche Jacopo, che all'inizio canta disperato, ma poi dopo ha una cavaletta che è eroica, dove mostra tutto il suo disappunto, che poi è un disappunto che Verdi svilupperà, cioè disappunto di un figlio verso il genitore. Sai, è un tema che poi Verdi verrà, sente molto e verrà sviluppato in maniera diversa tra una madre e figlio con il trovatore, tra un padre, un figlio e la sua amata Intragliata. Insomma, sappiamo che è Don Carlo, è Luisa Miller, ma anche in Simon Boccanegra, dove c'è un altro doce, ma dove invece il rapporto lì sì che è risolto, qua no, non si risolve. Fino alla fine il doce muore con questo suo peso, no, sullo stomaco di questo rapporto che non ha funzionato, lo figlio. Il doge invece muore, fortunatamente il doge del Simon Boccanegra, scusate, muore pacificato perché ha ritrovato la figlia. Sì. Ma questo secondo te, Alessandra, e lo chiedo anche a Matteo, il padre è sempre presentissimo nelle opere del Verdi, la madre, quella che tu hai citato, in realtà non è neanche una vera madre. È una madre surrogata, non è la vera madre di Marlico. No, la figura della madre è sempre un po' o è morta e se ne parla, o se no c'è il padre, sì. O ricattatorio, o il bilico fra potere e solitudine. Certo. È una figura molto incombente quella del padre. Sì, appunto, io penso che l'unica opera dove sia in qualche modo risolta e serena sia Simon Boccanegra, perché poi il resto, anche dopo in Aida, in Aida c'è un padre che cioè, non c'è, nel senso che questo re che però comunque anche lui è succube del potere, ma se qua pensiamo a Don Carlo, insomma, fino alla fine non si risolve questo rapporto tra Filippo e Don Carlo. Matteo, ecco, in questo spasso per i teatri con Nicola, ma è uno special, effettivamente, questa puntata, io volevo sapere invece qual è stato il tuo lavoro qui a Piacenza insieme agli artisti. Beh, è stato un bellissimo lavoro, perché a differenza di altre opere del primo Verdi, dove c'è tanta azione, ma dal punto di vista psicologico c'è uno scavo, ma non ancora che raggiungerà i livelli del Rigoletto, eccetera. Qua invece c'è già un lavoro, non succede niente in quest'opera. Cioè, dall'inizio alla fine, cioè, succede che muoiono alla fine, ma alla fine non ci sono colpi di scena, non c'è nulla. È un'opera solo di relazioni tra persone, padre, figlio, figlio e amata, eccetera. Per cui in verità è molto interessante qua il lavoro che si fa con i cantanti per tirare fuori delle intenzioni che ci sono, ma che ovviamente possono essere rese in maniera diversa a seconda della sensibilità degli interpreti. Nicola, sappiamo qua ci sono tre interpreti, lo ricordiamo, Luca Salsi, Luciano Gaccia, Marigona, Cerchese. Fino adesso hai tre voci, ma da grandi teatri. Assolutamente. Sia come voce, sia come interprete. Non perché Piacenza non lo sia, se no la Cristina Ferrari ci uccide. È un grandissimo, per come lo gestisce Cristina, poi è un grandissimo teatro. Sono d'accordissimo. Spegniamo proprio due parole per Cristina Ferrari, perché complimenti per come gestisce tutto quanto, teatro, cast, eccetera. Attenzione, prego, 10 minuti all'inizio dell'atto secondo dell'opera. Ripeto, 10 minuti all'inizio. Siamo proprio in diretta. In direttissima. Grazie a Matteo Beltrami. E qui, quello è il matrimonio fra Verdi e il maestro Beltrami, è un matrimonio d'eccezione, che funziona alla grandissima. Vi ringrazio molto. Ciao a tutti. Ciao.